Come ultimo appuntamento di questo Lettura Day del 2021, iniziativa per la lettura ad alta voce lanciata dall'Associazione degli Editori Indipendenti e che si è tenuta ogni giovedì a partire da giugno, se non ricordo male, vi leggo un passo del breve trattato sulla stupidità umana che stiamo per mandare in libreria. L'autore è il professore spagnolo Ricardo Moreno Castillo. Come spiega il titolo, questo piccolo libro tratta dell'inafferrabile tema della stupidità umana. L'idiozia è ciò che più somiglia alla macchina del movimento continuo che per molto tempo i tanti picchiatelli che ci sono stati nel mondo hanno cercato, perché ha effetti moltiplicatori e genera il proprio combustibile senza fermarsi mai. Per questo è ingenuo credere che le assurdità si squalifichino da sole. No, la stupidità si sviluppa alimentandosi della propria sostanza e, per questo, dinanzi a essa non si deve mai tacere. È vero che lo sforzo necessario per elaborare ragioni contro quanti non sanno ragionare o per confutare proclami talmente vuoti che non lasciano appigli per argomentari, è improbo ed estenuante, ma è un compito ineludibile. Con l'aggiunta dell'inconveniente che per venire a capo delle assurdità connesse alla situazione, l'ottusità fornisce allo stupido energie che, purtroppo, la sensatezza non fornisce all'uomo saggio che cerca di lottare contro l'insulsaggine. Per questa ragione, è un combattimento impari e stancante, ma è necessario portarlo avanti per non dover poi fronteggiare mali maggiori.